Grazie. Allora, quindi chi è che è geometra? Tutti, io sono geometra, sono venuto da scuola. Bravo. Mi sto emozionando. Allora, visto che siete geometri, sono tutte le mappe, la cartografia, avete fatto qualcosa di urbanistica, città, territorio, sicuramente, dai, sì. Allora, vedete, mi chiedo. Allora, quello che vi presento io sono i Geographic Information System. Avete mai sentito parlare di GIS? Sono dei software per la gestione dei dati territoriali. Sicuramente più di quanto non lo pensate. Un navigatore è un GIS, Google Maps è un GIS. Tutte le cartine che vedete in giro in internet sono praticamente dei GIS. E questa è la mia versione, utilizzando software open source, e utilizzata proprio nel mondo professionale. Cioè, si usano i software GIS nel mondo professionale per gestire le problematiche di urbanistica e anche di rigore sul campo, topografia, cartografia e quant'altro. GIS, pensavo che c'era dietro la slide, però. Questo, dovreste riconoscerlo, è Milano. Queste sono tutte le strade di Milano. Io tramite questi software posso subito calcolare che ci sono 137 km di strade principali e 928 km di strade. Potrebbe essere interessante, però è un'informazione un po' strana, un po' fuori dalle righe, che tramite questi software GIS si può avere subito con un GIS. Ho inserito delle attività, quegli edifici rossi sono gli edifici pubblici, quindi come layer, come se fosse un programma di fotoritocco, aggiungo i layer delle informazioni delle attività di software. Ho aggiunto anche le informazioni di Twitter e praticamente questa sovrapposizione dei dati geografici è sempre presente e io posso interrogare questi dati geografici proprio con questo software. Come vedete, questi software GIS sono Twitter, quindi i software GIS o comunque i geodati sono molto più presenti nella nostra vita che di più di quanto possiamo pensare. Mediante un software GIS ho fatto questa cosa, si chiama Heatmap. Ci vuoi fare una domanda di me? Quello bianco. Quello bianco, questa qua. La sfumatura è la concentrazione dei titer. Dove è più viola ci sono stati più titer, tipo all'uomo, e mentre bianco va verso il blu e non ci sono stati titer. Proprio adesso si chiama Heatmap. Quindi, cos'è un GIS? C'è una legge che si chiama legge per il governo del territorio in Lombardia e all'articolo 3 dice che dobbiamo usare questi GIS, questi sistemi informativi territoriali, che non sono solo software, è un insieme di procedure, di software e soprattutto di dati.
sicuramente la parte più consistente anche il lavoro viene messo sui dati, sulla raccolta dei dati. Facciamo rilevare le foto degli edifici, i numeri civici o comunque anche la rete idrografica della fognatura o quella elettrica, della telecom. Quindi ci sono i software per gestire questi dati e le persone che lavorano dietro a questa gestione. Tutti insieme fanno il sistema informativo territoriale, che sarebbe la traduzione in italiana di GIS. Allora, sempre la legge per il governo del territorio si dice bisogna fare il documento di piano. Il documento di piano ha bisogno di informazioni sociologiche, ambientali del territorio, del territorio e quant'altro. Questo viene tutto sistemato mediante delle relazioni, delle tavole e dei grafici. Per fare questi elaborati ci vengono in nostro supporto, come vedete, tutti i vari software. Questo sono tutti i software open source. Sicuramente LibreOffice lo conoscete. GIMP o GIMP è l'equivalente di Photoshop. Inkscape è quello di Illustrator. E vari altri programmi, tra cui anche il linguaggio PHP e HTML, che viene sempre in supporto alla generazione magari di report, di immagini e di quant'altro. Soprattutto, dopo vediamo più avanti, c'è la parte delle tavole che ci sono proprio dei software specifici per la gestione delle mappe. Quindi. Adesso ci vediamo. Cosa avete capito di questa presentazione? No. Ci sono degli elaborati grafici e ci sono delle informazioni, giusto? Io quando venivo a geometra mi ricordavo che disegnavo un po' col software CAD, un po' con la fina e con quant'altro. C'era una cosa che mancava, che ho migliorato durante gli anni e ho cercato di trovare questa informazione mancante. Quando disegnavo col CAD non avevo le informazioni, non potevo dire che quell'edificio era di colore giallo, potevo dire solo che era di una certa superficie, potevo tridimensionalizzarlo e farlo a più piani, ma non potevo dire che colore era. Sì, lo applicavo, però ad esempio non potevo sapere quanti edifici gialli c'erano nella mia città. Con il software GIS si può fare. E, quanto vale prendere la parte CAD e convertirla in questi software GIS. Sicuramente conoscete il software CAD. Ok, arriverete a un certo punto che dovete abbandonare, mettere da parte, perché il CAD serve per disegnare, il GIS serve per creare dei elaborati progettuali. Questo perché? Questa potrebbe essere una base CAD. Ci sono questi edifici, io posso interrogare questi edifici, tirar fuori la tabella, le informazioni, quanti piani hanno, quanti volumi hanno e di che colore sono, fare un grafico e dire ok, top di quest'area è l'industria, top è residenza e top sui servizi. Questa è proprio una schermata di lavoro di come interagiscono i vari software per la gestione appunto dei dati territoriali. Guardate il franco a quattro. Quindi, sistema informativo territoriale. Abbiamo visto il drone. Col drone si possono tirare fuori le fotografie, posso andare sul quartiere di nuova progettazione, fare una fotografia dall'alto, andare a casa col software, mettere questa fotografia e aggiornare la mia fotografia con l'edificio appena costruito.
possa andare sul campo e rilevare, rilevare altri dati. Tutti questi dati che raccogliamo devono essere archiviati o in un database, o su un computer, o su un server, o quant'altro. C'è tutta la parte di gestione. C'è chi fa la raccolta, c'è chi gestisce la banca dati, c'è chi dice fai questa revisione o fai quest'altro rilevamento. C'è tutta la parte di analisi, che mi piace particolarmente, vediamo qualche esempio, che per dire quanti pozzi ci sono a Legnano, quanta è l'area vincolata che c'è a Legnano che ricade sotto un vincolo idrogeologico e magari non posso costruire delle officine meccaniche in queste zone. Dove metto l'IKEA? Qual è l'impatto che porta l'IKEA su sulla strada, sulla viabilità, sull'ambiente? Tutte queste analisi si possono fare esattamente con un software fisso. Non ci sono altri software che fanno questo tipo di diagnosi. Tutti i software, che ce ne sono una decina, risalgono sotto il nome di GIS. La gestione della pianificazione territoriale viene fatta col GIS. Non solo perché lo dice la legge, ma perché è l'unico modo per farlo. I dati, che parlavamo prima, molto importanti, si possono fare dei rilievi, si possono tirare fuori sicuramente da Open Sitemap, perché è la banca dati di cui parlavamo prima, nel corso di prima. Ci sono dentro strade, edifici, a livello a Milano, come avete visto, ci sono mappate tutte le strade di Milano su Open Sitemap. E poi ci sono delle banche dati ufficiali, cioè la Regione Lombardia, l'ARPA, l'ISTAT e i vari altri dati, da cui si possono aggiungere tutte queste informazioni. Come vengono fuori queste informazioni? Sicuramente si stanno sviluppando tutta la parte di questi servizi web. Google Map è un servizio che Google dà e noi possiamo mettere nel nostro sito. Open Sitemap, tanto quanto Google, ci permette di avere questo servizio proprio sul nostro sito. Noi dobbiamo rappresentare un edificio o un quartiere, possiamo utilizzare le mappe di Open Sitemap, metterla sul nostro sito e fare delle schede per magari il futuro dei edifici. Ci sono varie tipologie di dati, i primi tre sono sicuramente i più usati.